Siamo alla Sfinge, un bar, ristro bar di San Salvo, insieme al presidente del San Salvo e al mister. Il 23 inizia la stagione ufficialmente con una partita di Coppa, la Coppa Italia, Coppa che è molto cara, si può dire, al presidente, alla società del San Salvo. Lo chiediamo ad Evagno Di Vaira, che ci tiene in particolar modo, così come al campionato. Sì, ci teniamo in maniera particolare a questa coppa, anche perché, diciamo, tra virgolette, vogliamo vendicare la sconfitta che abbiamo subito l'anno scorso. Mai eravamo arrivati in finale di Coppa Italia d'Eccellenza. L'anno scorso ci siamo riusciti, poi per varie vicissitudini siamo arrivati fino ai rigori e purtroppo lì l'abbiamo persa. Quest'anno vogliamo riprovarci, siamo convinti di potercela fare perché abbiamo allestito una bella squadra, secondo noi, secondo la società, e come hai detto tu puntiamo anche a migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso in campionato disputando un campionato di vertice. Mister, non sarà facile, nella prima partita avete tantissimi squalificati. Sicuramente iniziare la Coppa, una competizione a cui teniamo ed è tanto attesa anche perché è la prima uscita ufficiale stagionale a San Salvo, con 5 squalificati, 5 giocatori importanti, sicuramente non è il massimo, anche perché in queste quasi 3 settimane di allenamenti che stiamo svolgendo abbiamo lavorato sull'amalgama della squadra e quindi tante cose che erano state già metabolizzate dalla squadra, stravolgendo un pochettino quello che è l'assetto negli uomini, ma non l'assetto tattico, ti va a far perdere qualcosa a livello di equilibrio. Però la scelta che abbiamo fatto all'inizio era proprio in prospettiva di dover affrontare 2 competizioni importanti e quindi abbiamo puntato su una rosa un po' più ampia, dove in ogni ruolo riusciamo ad avere delle alternative valide. Quindi le assenze sono sì importanti, perché sono tutti giocatori importanti in questa squadra, però sicuramente non cadiamo in piedi, perché comunque chi sostituirà è gente all'altezza. È normale che poi dopo numericamente vai a mancare nelle alternative durante la gara e anche nel proseguo delle gare, perché alcuni di questi calciatori hanno squalifiche per più di una giornata. Ci teniamo comunque a fare bene, a iniziare bene. Ho detto, non saremo al 100%, come giusto che sia in questo periodo, però per quello che è il periodo del momento sono soddisfatto di quello che stiamo riuscendo a creare. Ho detto, adesso bisogna solamente un po' stringere i denti per questa gara e dover adattare qualcuno in qualche posizione magari diversa, però sicuramente nelle prossime settimane avremo la squadra al completo e comunque puntiamo a fare bene e a passare il turno. Val di Sangro, che è comunque una rivale incognita, viene da una promozione, non sappiamo bene i punti deboli o i punti di forza, quindi può essere una rivale difficile da incontrare. Ma le squadre saranno tutte difficili, perché diciamo che il San Salvo è una delle squadre che ha proclamato il fatto di voler puntare a qualcosa di importante in questo campionato. Quindi chiunque verrà a San Salvo o andrà in altri posti dove tutti si aspettano magari di puntare alla vittoria del campionato, quindi chi verrà qui verrà sempre con la tranquillità di chi non ha nulla da perdere. La pressione sarà sempre su di noi, però noi abbiamo scelto gente abituata a questi tipi di campionati, abituata a subire la pressione, a iniziare dal mister a finire all'ultimo dei calciatori. Quindi la pressione è proprio quello che ti deve far stare sempre a mille, ti deve far stare sempre sul pezzo e non ti fa mai abbassare la guardia. Quindi questa deve essere la forza della squadra, il sacrificio, l'umiltà, però la coscienza nei propri mezzi. Quindi la Val di Sangro sicuramente avrà un gruppo importante, perché vincere non è mai facile, sono stati promossi alla promozione, quindi sicuramente avranno un loro assetto di gioco, una loro amalgama, dei calciatori che già si conoscono da tempo, quindi è comunque un vantaggio avere squadre già compatte, già omogenee. Quindi
sicuramente troveremo una squadra organizzata, una squadra concentrata proprio per i motivi che ho detto prima, e una squadra che vorrà venire a fare bella figura qui a San Salvo. Noi, da parte nostra, sarà il primo di tanti banchi di prova per vedere innanzitutto a che punto della preparazione stiamo e cominciare a vedere nelle partite che valgono 3 punti di che pasta siamo fatti. Evagno di Vaira, avete fatto già diverse amichevoli con squadre anche importanti come il Campobasso e poi con il Casal Bordino. C'è stata buona affluenza di pubblico, un pubblico che può fare anche la differenza. San Salvo lo stimano in tanti perché i tifosi sono sempre presenti, dovranno essere presenti anche alla Coppa alle 18. Ma la nostra tifoseria risponde sempre alla grande, perché come ho detto tante volte, non mi stancherò mai di dirlo, e noi lo consideriamo il nostro 12° uomo in campo. Ha sempre risposto alla grande, anche nelle amichevoli, come hai detto tu. Quest'anno abbiamo anche il vantaggio, a differenza dell'anno scorso, di giocare a casa nostra, al Bucci, dove i tifosi accorrono sempre in massa ad incitare sempre la squadra dal primo all'ultimo minuto. E quindi è un fattore quest'anno che sicuramente giocherà a nostro vantaggio. Siamo seguiti in casa, in trasferta, negli amichevoli. Penso che una tifoseria come la nostra, in eccellenza, poche squadre, poche società possono vantare questa grande tifoseria che noi abbiamo. L'in bocca al lupo al San Salvo è arrivato anche dal Martinsicuro, che l'ha messa durante la presentazione tra le squadre insieme ad Angolana, Francavilla e Pineto che potrebbero vincere questo campionato, sperando però di dargli comunque fastidio. Queste le parole del presidente del Martinsicuro. Allora, cosa risponde anche il San Salvo? Intanto saluto l'amico di Egidio, il presidente del Martinsicuro. Ci legano due cose: siamo le due squadre di eccellenza all'estremità della nostra regione, loro a nord, noi a sud, i colori sono gli stessi. Lui è un grande furbacchione, perché è furbo, si nasconde sempre, però lui sa benissimo di aver allestito una bella squadra, una grande squadra, e l'anno scorso già nel girone di andata fecero un bel campionato e hanno dato fastidio a tante cosiddette grandi. Io penso che quest'anno si ripeteranno, perché, come dicevo prima, hanno allestito una bella squadra, hanno preso un mister bravo, preparato, anche loro hanno una bella tifoseria e sicuramente disputeranno un grande campionato anche loro. Gli faccio un bocca al lupo anche a lui, al mio amico Luigi, lo saluto e lo ringrazio per le belle parole che ha speso per l'Unione Sportiva San Salvo.